Per quanto io sarei incline a farlo. Però tu conosci il signor Angelo, no? No, no, anche loro conoscono perché glielo ho dovuto dire. Quindi il senso all'interno della comunità, anche se è difficile poi racchiudere per un singolo individuo quello che pensa l'intera comunità, non è quello di per praticità, per arrivare invece di diffonderlo, di renderlo più facile e poi diffonderlo. Questa è la domanda. Sì, come appunto le risorse ce ne vogliono tante, perché comunque sia non è semplice sviluppare software, creare documentazione, creare interfacce utenti semplici, ci vogliono tanto investimenti. La cosa più semplice che si potrebbe fare è che se la pubblica amministrazione investisse su questi, ad esempio c'era una notizia su internet pochi giorni fa che un comune molto virtuoso che non so se lo conoscete, il comune toscano, quello famoso sui rifiuti, credo c'era il sindaco che è appena stato, sì, quello famoso, ne hanno parlato anche a Nozero, a Toscano, sì, un comune toscano, comune che è molto virtuoso, che è praticamente che arriva quasi al 100% di riciclaggio. Sì. Ho chiesto l'amicizia all'ex sindaco, ma non mi ricordo come è il nome. Qual è ora che mi sfugge il nome. La provincia qual è? Dovrebbe essere. No, è più al nord di Firenze. Pistoia, no? Credo sia Lucca. Pistoia? Possiamo fare una ricerca a volo? Sì, sì, ora magari non ci sono ovviamente, guarda. E comunque è un comune che già ha dichiarato di aver risparmiato, utilizzando open software open source, ha dichiarato di aver risparmiato in un anno, mi sembra, 300.000 euro. Quindi è una cosa nata dalla buona volontà degli amministratori e ha permesso di... perché ovviamente... mentre un utente semplice quando compra un computer ha già il sistema operativo installato sopra, che più del 90% dei casi è un sistema Windows, e il prezzo di Windows, voi magari non ve ne rendete conto, è comunque già compreso nel prezzo del computer. Però un'azienda pubblica o un comune, una provincia, quando compra un insieme di computer non deve pagare delle licenze per utilizzare questi sistemi proprietari. Quindi se un'azienda comincia a utilizzare software libero, software open source, risparmia dei soldi, perché tutti questi soldi che dovrebbe dare a Microsoft o un'altra azienda simile può risparmiare. Questi soldi magari investirli per finanziare magari progetti che appunto possono portare alla diffusione del software open source. Insomma servono soldi. E appunto la cosa più semplice è che sia l'amministrazione pubblica a investire questi soldi. Anche alcune aziende private lo cercano, investono sul software libero, tanto per fare qualche nome, non so, ad esempio anche l'IBM non al 100%, però molti progetti sostengono in qualche modo il software open source. Però anche Google stesso, insomma Google con il sistema operativo che viene utilizzato su nuovi cellulari, insomma questi tablet che si chiama Android, non so se avete sentito parlare, un sistema operativo che è anche quello basato su Linux, che su cui Google ci sta investendo moltissimo, e quello è un sistema aperto, e poi se andate sul sito di Android, cercare su Google Android, insomma trovare tutte le informazioni, tutti i sistemi di sviluppo che vi permettono di sviluppare software, di studiare e modificare questo sistema. E appunto, cioè, perché purtroppo le risorse ci vogliono per fare qualsiasi cosa, poi progetti così, insomma, richiedono. Ci sono tantissimi progetti fatti da volontari, che non so, tantissimi software che
da quelli che ho fatto vedere magari all'inizio, ma non so, vediamo se mi viene in mente qualcosa. E progetti come Firefox hanno bisogno di una comunità di tantissime persone, cioè si parla di centinaia, migliaia di persone, perché è un progetto molto grande, quindi anche se la maggior parte delle persone magari sono volontarie, però appunto se si volesse, quello è un progetto appunto che come vedi è abbastanza semplice da usare, infatti rispetto a Linux come diffusione ha avuto una diffusione molto maggiore, perché comunque sia il devi solo cliccare, devi solo cliccare, sì, appunto è una cosa abbastanza semplice, anche non so, questo programma qui di posta elettronica fatto dalla stessa comunità che sviluppa Firefox, e questo è abbastanza semplice da usare, questo è un programma che può essere utilizzato per tagliare o modificare i video, e questo viene fatto da non tante persone, quindi non so, saranno una decina di persone che sviluppano questo software lì. E magari è un po' più difficile da usare di Firefox, però ovviamente appunto siccome ci lavorano meno persone, quindi l'interfaccia grafica è un po' più spartana e ha meno funzioni, quindi ovviamente appunto più gente ci lavora meglio è. Quest'altro è un software che per elaborare file musicali, no? Quindi è abbastanza semplice da usare, però anche questo magari ha dei difetti perché sono dovuti al fatto che ci lavorano poche persone. È tutto. Ma siete una comunità enorme, io non mi spiego. Sì, la comunità è. Però appunto il problema è che per avere facilità d'uso e accessibilità e tante altre belle cose, insomma, bisogna avere più risorse, più investimenti a partire dai governi, da tutte le altre amministrazioni pubbliche. Cioè, quei due animali lì cosa sono invece? GIMP e PNG? GIMP è un programma che per il fotoritocco, per la modifica delle immagini, ma questi sono solo diciamo alcuni dei più famosi, ce ne sono tantissimi di software. E l'Aquilotto lì cos'è? L'Aquilotto, questo? Questo è un programma simile a Skype, insomma, per la video, audio, comunicazione via internet. E poi altro c'è. Lo squalo? No, il delfino. Sì, questo qui è un delfino, questo è appunto un database. Non so se avete sentito parlare, il database sono software che permettono di gestire un po' informazioni, che ne so, quelli sono un po' il cuore dei sistemi che possono essere un'enciclopedia, come Wikipedia, un forum, qualsiasi cosa insomma che riguarda siti internet piuttosto, come dire, di dimensioni piuttosto consistente, quindi devono un po' appunto raccogliere e gestire informazioni su queste pagine. Senti, è AB World, cos'è? L'AB dell'Open Office delle banche? No, è proprio un programma aperto simile a Word, ha delle funzioni, cioè è il più famoso Open Office per quelle funzioni lì, però è non so se ce l'ho qui, no, quindi non è dell'AB? Non è del... No, non so dall'AB da cosa ne viene, però è nato, diciamo, prima di Open Office, però è meno famoso perché si è sviluppato sostanzialmente solo su sistemi Linux, però esiste anche una versione per Windows. Vediamo un po' se ce l'ho qui, perché non... Ah, sì, ce l'ho qua. E proprio l'interfaccia è simile a Word di Microsoft, però vedi, è un'interfaccia simile, ora vedi l'interfaccia in inglese, però è un programma di videoscrittura, quindi qui ha le stesse caratteristiche, insomma, la scelta di caratteri, eccetera, eccetera. Ok. Possiamo ringraziarti, il tuo nickname su internet è Pingu, se lo vuoi confermare, l'accendiamo? E vedi, questo è il sito
di questa, diciamo, comunità di sviluppatori World, si chiama abisource.com. E niente, allora, grazie a tutti, e ora cedo la parola a Salvatore Tamburo.